Buongiorno, oggi è giovedì della seconda settimana del tempo ordinario, Sant'Agnese. La liturgia continua con il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 3, versetti dal 7 al 12. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Marco ci presenta una scena assai tumultuosa, una folla grandissima, caotica, che cerca di saltare addosso a Gesù perché ha bisogno di salvezza, ha bisogno di guarigione. Stanno male, sono malati, sono feriti, la loro vita è segnata dal male e perfino quelli che sono addirittura posseduti dal male, da spiriti impuri, si gettano ai suoi piedi. C'è una condizione dell'uomo che profondamente segnata dal male, dalla sofferenza, dalla malattia, in tutti i suoi aspetti, in ogni ambito della vita, e questo crea una grande confusione e lo stiamo sperimentando in questo tempo. Il nostro mondo è pieno di questa confusione, di questa caoticità, ma ecco che c'è una strada. Questo male è l'occasione in cui toccare il Signore Gesù. Anche se lo stanno facendo nel modo sbagliato, rischiano di schiacciarlo, ma questo male può diventare l'occasione preziosa dove sperimentare che il Signore tocca la nostra ferita, tocca il nostro male, guarisce, risana, salva ancora, anche oggi. Anche se apparentemente sembra prendere una distanza, si scosta un poco con la barca. Fa tacere questi spiriti impuri che lo riconoscono, ma non vuole che venga frainteso quello che sta facendo. C'è una delicatezza che Gesù cerca di custodire, di mantenere non tanto un contatto che risponde al bisogno immediato, perché avrebbe potuto guarire tutti in un attimo, ma sperimenta anche lui stesso la nostra fragilità, la nostra debolezza. Uomo tra uomini deve custodire questa umanità. E per permettere un contatto vero, andare oltre la folla, andare oltre alla massa indistinta e caotica di chi si rivolge a lui, per arrivare a un faccia a faccia, a un tu per tu. Un'altra risposta la darà più avanti, ma lo sentiremo domani attraverso la chiamata dei dodici a questa confusione, a questa caoticità, a questo peso enorme. Gesù allarga, dilata, trova nuove strade. Chiediamo allora al Signore di darci il suo tocco, di poter toccare con mano la sua salvezza, anche e soprattutto lì dove sappiamo di avere più bisogno, dove siamo più segnati, feriti.